Amministrazione fuori controllo. Ultimo bilancio pubblicato nel 2015. E questa è la situazione dell'IPAB Casa Famiglia Regina Elena, con indipendenti che da 29 mesi non percepiscono lo stipendio. L'unico accredito fatto loro risulta quello di 500 euro, che porta data gennaio 2019. L'unica novità risulta quella della nomina di un commissario che porta il nome di Cesare Maddalena, che avrà l'arduo compito di porre fine a questa triste storia. Allora, il tavolo tecnico è stato chiesto la volta scorsa dalle due sigle sindacali UIL e CGIL, dove appunto giovedì scorso la dottoressa Minutoli gentilmente ci ha ricevuto. Abbiamo esposto le problematiche che avevamo già elencato in strada e ci siamo salutate con mi piace pensare la promessa, la concretezza che questo tavolo tecnico abbia luogo. A questo tavolo tecnico dovrebbero aderire l'Ispettorato del Lavoro per quanto riguarda l'ispezione amministrativa che da giugno ad oggi ancora non ha dato esito. Dovrebbe partecipare al tavolo tecnico l'INPS. Per quanto riguarda la situazione contributi ad oggi ancora irrisolta e da qui la problematica della messa in pensione di cinque colleghi e poi, sempre grazie attraverso la UIL e la CGIL, vedere di capire come entrare in possesso dei nostri stipendi, perché ribadisco ad oggi l'ultimo accredito è quello del 5 settembre di soli 500 euro a conto gennaio 2019.